Anticipazione una vita. Trama puntate dal 23 al 28 aprile 2018. Fabiana smaschera Cayetana. Lunedì 23 aprile 2018. Mauro continua a cercare disperatamente Sara. Elvira decide di ritornare a casa e di fingere di voler sottostare ai voleri paterni, e per questo comunica al colonnello di aver ripreso la sua relazione con Liberto. In realtà si tratta di una messa in scena per non finire in convento. Poi, quando ha modo di restare da sola con il nipote della sarta, gli svela di aver cominciato una love story clandestina con Simone e di avere intenzione di fuggire insieme a lui al più presto. Gli chiede di coprirla. Il seller accetterà? Ursula, in preda alla rabbia, aggredisce Sara. Quest'ultima, impaurita dalla sua furiosa reazione, le rivela che Cayetana non è pazza e forse non lo è mai stata. Successivamente, l'ex istitutrice si presenta in commissariato per rivelare tutto a Mauro. Celia, grazie all'aiuto di Trini, riesce a ottenere documenti falsi per aiutare Coco e Cruz a lasciare Caia Casias. Martedì 24 aprile 2018. In quartiere tutti sono molto preoccupati per la strana e ingiustificata assenza di Fabiana, in realtà chiusa in casa con Cayetana. Quest'ultima, arrabbiata, ammette di non aver mai perso il lume della ragione e di aver ingannato tutti. La domestica, sconcertata, le dice che non le consentirà di prendere in giro le persone che le gravitano attorno, compresa Teresa Sierra, e che farà di tutto per smascherare i suoi intrighi. Le due donne iniziano a battibeccare. Ad un tratto una delle due cade rovinosamente dal balcone. Si tratta di Fabiana. È stata la falsa Sotelo Ruz a spingerla giù? La cameriera viene prontamente soccorsa e portata in ospedale. I medici, dopo averla visitata, stabiliscono che è in fin di vita. Del Valle, indagando a fondo sul caso, lo giudica un tentativo di suicidio. C'è però chi non è affatto d'accordo con lui. Mercoledì 25 aprile 2018. La SOP non va in onda. Giovedì 26 aprile 2018. Mauro, indagando sul caso di Fabiana, scopre che la donna stringeva tra le mani un pezzo di stoffa riconducibile a un vestito elegante da signora, proprio come quelli che indossa la ricca Cayetana. Per questo decide di convocare la donna in commissariato al fine di interrogarla e di indagare sul suo coinvolgimento. Arturo intanto si prepara a rendere ufficiale la sua relazione con Rosina Rubio. Quest'ultima, al settimo cielo, decide di organizzare un party a sorpresa per il suo amato alla Deliziosa e invita amici e parenti. Tra essi figurano anche Elvira e Simone. Il colonnello come reagirà? L'intento della vedova Hidalgo, inoltre, è anche quello di ammorbidire il carattere severo e austero del Valverde. Ci riuscirà? Felipe si batte ancora per riconquistare il cuore ferito di sua moglie. Decide di organizzare una romantica gita in carrozza per recuperare terreno. Venerdì 27 aprile 2018. Felipe, felicissimo, comunica a Celia che la porterà ad ammirare il chiaro di luna lungo il fiume per ritrovare l'intimità perduta. La donna si presenta all'appuntamento
ma poi preferisce andarsene subito, lasciandolo solo e amareggiato. L'Alvarez Hermoso ha ben altro a cui pensare. Nella sua testa c'è Cruz. Umiliato, il brillante avvocato non si dà per vinto e invita Huertas a prendere il posto della moglie in carrozza. Celia nel frattempo raggiunge frettolosamente il nascondiglio di Cruz e gli consegna documenti falsi per lui e per suo fratello, che ha fatto preparare da un conoscente di Trini. Tra i due c'è grande intesa. Del Valle intanto accusa Cayetana del tentato omicidio ai danni di Fabiana. La prova? Un polsino di un abito elegante da borghese, rinvenuto tra le mani della domestica. Sabato 28 aprile 2018. Del Valle comunica a Mauro di voler far ricoverare Cayetana in una clinica. Per lui soffre di disturbi psichici. La falsa Sotelo Ruz finge di stare male per ringraziarsi Teresa, ma in realtà è più lucida che mai. San Emeterio intanto si reca a casa sua, ma sorprendentemente non trova né lei né la maestra. Quest'ultima è in compagnia di Fernando Mondragon, che le consiglia di acconsentire a far ricoverare la sua amica in un ospedale psichiatrico, per evitare che in futuro possa fare del male a lei e ai suoi cari. Felipe finisce per abbandonarsi nuovamente alla passione con Huertas. Celia non si cura affatto del tradimento. Anzi, la donna decide di seguire Coco e Cruz e di iniziare una nuova vita con quest'ultimo. Rosina intanto vuole organizzare una festa alla Deliziosa per presentare a tutti il suo nuovo fidanzato. Il colonnello, infastidito dalla sua trovata, la rimprovera duramente in presenza di tutti gli invitati, finendo per umiliarla. Anticipazione una vita, puntate di maggio 2018. Ursula tenta di uccidere Fabiana. Mauro in procinto di assassinare Cayetana. Saranno puntate al Cardiopalma, quelle che andranno in onda nel mese di maggio 2018 su Canale 5. Ursula, dopo aver appurato che Fabiana intende raccontare tutti i crimini della Dark Lady alla polizia, tenterà di ucciderla, mentre San Emeterio, disperato come non mai, punterà un'arma contro la sua nemica. Come si arriverà a queste adrenaliniche storyline? Scopriamolo subito! Le anticipazioni una vita svelano che la disenta, che mira ad acquisire sempre più potere in quel di Acasias, si presenterà nell'ospedale in cui sarà ricoverata Fabiana, a seguito della suddetta aggressione, e tenterà di estorcere le informazioni sulle prossime mosse di Cayetana. L'Aguado però, nonostante tutto, si schiererà ancora una volta dalla parte di sua figlia e l'ex istitutrice di tutta risposta tenterà di soffocarla con un cuscino. Fabiana fingerà di morire per asfissia e a questo punto Ursula si allontanerà, non prima di aver allertato il personale medico riguardo all'improvviso peggiorare delle condizioni di salute della signora. Ma la disenta non si accorgerà di essere stata ingannata. E ancora, Teresa romperà per sempre i rapporti con Mauro e sceglierà di rifarsi una vita con Fernando. Alla Deliziosa verrà organizzata una festa di fidanzamento per ufficializzare la loro relazione. Mauro, approfittando del trambusto in quartiere, si introdurrà furtivamente presso la residenza della finta Sotelo Ruz, alla ricerca di prove schiaccianti su di lei e soprattutto del nastro contenente la registrazione di Sara Rubio Ortiz, quella in cui inchioderà la Dark Lady di fronte alle sue responsabilità. Nastro sparito improvvisamente nel nulla.
Cayetana, presente ai festeggiamenti in onore di Mondragon e della Sierra, saluterà i presenti dopo aver finto un attacco di panico legato alla sua presunta pazzia. In realtà non vedrà di buon occhio l'assenza di San Emeterio al party e così deciderà di rincasare. A un tratto qualcuno le punterà un'arma contro. La donna si volterà e scorgerà la presenza di Mauro. L'ispettore infuriato giurerà a se stesso che farà di tutto per sbatterla in prigione e che prima o poi le farà pagare tutti i crimini commessi in passato, compresa la morte di Herman e di Manuela. E ci chiediamo, l'impavido poliziotto riuscirà nel suo intento? Vedremo. E prima di lasciarvi, è bene segnalarvi altre clamorose news che approfondiremo di volta in volta nel corso delle nostre anticipazioni una vita sul mese di maggio. Celia partirà per l'Inghilterra, mentre Rosina litigherà pesantemente con Arturo, finendo per riavvicinarsi a Liberto. Ursula invece inizierà a fare delle strane richieste a Susanna. La inviterà a vendere dei preziosi per conto suo e inizierà a minacciarla riguardo ai suoi segreti passati. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.